Salve a tutti, bentornati su Qualcuno Conosco Cliff. Io sono Cliff e oggi siamo in una nuova rubrica, ovvero le monografie. Infatti, come avete potuto leggere dal titolo e dalla descrizione del video, oggi è una monografia su Alex Garland, appunto regista e sceneggiatore britannico che negli anni si è fatto riconoscere per il suo stile in generale, per i suoi film molto divisivi in realtà. Parliamo un attimo di lui, anzi, aspetta che gli metto. Ok, esatto, mi sono un po' sistemato per il video di oggi che ci tenevo tanto. Appunto, Alex Garland, figlio del famoso cartonista Nick Garland, dopo essersi laureato all'Università di Manchester, lavora per un breve periodo come disegnatore e fumettista, mentre molto più avanti, negli anni 90, quasi fine anni 90, inizio 2000, inizia a scrivere i suoi primi romanzi, tra cui The Beach, che fu un successo abbastanza importante, infatti verrà poi tratto i film di Danny Boyle con Leonardo DiCaprio. Successivamente continuerà a pubblicare altri libri e poi verso il 2001 inizia la sua collaborazione con appunto Danny Boyle con la sceneggiatura di 28 giorni dopo. Più avanti poi tornerà sempre con Boyle con Sunshine e poi vabbè scriverà Dread con Carl Urban. Non lasciarmi e così via finché non verrà il 2015 in cui scrive e dirige il suo film d'esordio appunto alla regia, ovvero Ex Machina, che aspetta un attimo, eccolo. Appunto Ex Machina, di cosa parla? Caleb, un programmatore della società più importante della sua azienda, vince un concorso in cui può vivere per una settimana con il CEO della sua azienda, ma quando arriverà là scoprirà che in realtà dovrà partecipare a un esperimento molto particolare. E nel dover interagire, sperimentare con questa intelligenza artificiale, che sembra essere veramente avanzatissima e sembra quasi essere un umano, nel vero senso della parola. Allora, che c'è da dire su Ex Machina? Che è a livello tecnico un esordio potentissimo. Garland, attraverso questa fotografia molto fredda, riesce comunque a dare una visione molto ampia del mondo in cui ci troviamo, perché alla fine il film è messo tutto nella casa. Gli intorni del capo di Caleb, appunto Nathan, interpretato da Oscar Isaac. Quello che convince di più, secondo me, Ex Machina è proprio nel riuscire a immergerti in quest'area quasi thriller, un po' hitchcockiana, nel dover confrontarsi con questa IA che comunque sì, lasciando stare che prende soltanto la faccia, poi va anche a tutto il resto, parte poi la pelle delle mani, ma è molto simile a noi, è molto umana. E lì si vanno ad affrontare molti temi che insomma non sono tutto esplorati, come esempio il sesso, oppure lei è veramente umana o no. In generale si pensa anche a come sperimentare, in generale è un film che devo dire che l'ho guardato, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto più per il livello estetico, perché comunque a livello sceneggiatura è sì comunque buona, comunque le sceneggiature di Garland sono veramente ottime, i dialoghi come per esempio in Ex Machina appunto sono bellissimi, attenzione, si vede che c'è un bello studio dietro, in generale i personaggi di Garland sono personaggi che sono tutti un po' allo stremo o comunque un po' tutti alla ricerca di qualcosa che comunque gli possa far capire che sono importanti nel mondo, che hanno qualcosa da dire. Secondo me questo è il più debole di Garland, comunque rimane un film bellissimo, anzi secondo me in qualche inquadratura chiama un po' Kubrick con questi movimenti di macchina quasi invisibili, in generale anche i giochi con gli specchi, la fotografia, che quando deve puntare su colori belli forti diventa un po' un horror praticamente. Poi basta, cioè, in realtà è, ripeto, è quello che mi ha colpito di meno in Ex Machina, ma comunque resta un esordio che vi posso dire. Tanta roba del suo esordio, cioè è un esordio che proprio si vede che è stato studiato, c'era una voglia di fare dietro, però vi ripeto, secondo me manca in alcuni punti, cioè secondo me in alcuni punti è un po' superficiale, è un po' frettoloso, appunto si va a esplorare un po' tutto quello che si può fare con l'intelligenza artificiale, la possibilità di poter ricreare un umano appunto verso la macchina, appunto non lo so. Non quello che mi metto in meno, però non vi dico di non guardarlo, anzi è un film che amano tutti, forse il più amato in generale di Garland. Comunque passiamo invece al prossimo, appunto dopo il 2015 dovremmo aspettare giusto 2 o 3 anni per il suo prossimo film, ovvero Annientamento, che ragazzi, vabbè, vi dico un attimino di cosa parla. Praticamente questa biologa interpretata da Natalie Portman
Dopo che il marito è tornato da un anno, da una missione che si pensava fosse morto e che infatti lei stessa in ospedale sarebbe più tornato, viene ingaggiata questa società segreta che sta analizzando questa zona, questa area X, che si è creata intorno a un faro. Niente, attorno, chiunque entri là dentro non esce più, se ne esce riporta gravi ferite, non soltanto fisiche ma anche mentali. Si unirà appunto a questa squadra con un paio di attrici in realtà molto brave, anzi molto molto capaci in questo film, soprattutto Jennifer Jason Leigh, che se non la conoscete ha fatto quel bellissimo film con Cronenberg e Jude Law, ovvero Existence, poi Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Oscar Isaac, che ritorna sempre, appunto Natalie Portman. Che dire ragazzi, annientamento, per me è il film che mi piace di più di Garland. Non soltanto proprio a livelli di estetica raggiunge i suoi picchi, ovviamente, ha una capacità nel riuscire a ricreare questo mondo, nel riuscire a farti vedere proprio questa, cioè tu senti proprio la follia, la magia di questo posto in un certo senso. Quello che mi piace di più in questo film, attenzione, qua vado di spoiler belli pesanti, il finale in cui il personaggio di Natalie Portman uccide questo essere. E appunto tutto prende fuoco e la zona, diciamo, come se scomparisse. È molto interessante perché secondo me questo film, le cellule, il discorso sulle cellule, sugli organismi è molto fondamentale, anzi è il centro di tutto. E appunto a me è piaciuto come Garland ha fatto una specie di confronto, ovvero come vi spiego, è come se l'organismo dell'area X che stava creando appunto qualcosa di nuovo, stava cambiando l'ambiente attorno a sé, stava creando qualcosa di diverso. Fosse stato ucciso da dei batteri, appunto. A me è piaciuto molto la cosa, anche il discorso: noi siamo i buoni o siamo i cattivi? Questa cosa, stiamo facendo del bene a distruggere tutto ciò o no? Ed è molto interessante come chiede il confronto, ovvero siamo noi umani che abbiamo distrutto questo nuovo organismo, appunto, come fa un batterio, come fa il cancro quando distrugge un organismo. È una cosa che mi è piaciuta molto, ovvero. Appunto, siamo noi buoni, ovvero stiamo facendo il bene, oppure dobbiamo lasciare lavorare, dobbiamo permettere alla zona di potersi espandere sempre di più finché non conquisterà tutto quanto. È un film veramente di una potenza unica nel messaggio, scusate la pizza, composto appunto da interpretazioni favolose, Natalie Portman forse una delle migliori interpretazioni che abbia mai fatto. E poi ragazzi, che c'è altro da dire? È un film con un lato tecnico maestoso. La CGI non è invecchiata minimamente, anzi funziona da Dio. Gli ambienti, le scenografie di tutto l'annientamento sono favolose. E anzi, le scene in cui Garland usa un po' di più anche con i colori sono veramente le cose più belle. Poi, quando scopriamo quel colpo di scena prima del finale e nel finale stesso, sono bellissime. È veramente un film bellissimo che andrebbe riscoperto, so che anzi è anche uno dei più odiati di Garland, anche se il prossimo sarà quello più odiato in realtà. È un film che vi consiglio di fare assolutamente. È lento, si prendono i suoi tempi, però per me è una cosa che vale la pena, funziona perfettamente. E niente, questo era tutto di circa, un film maestoso, è uno dei film belli dello scorso decennio, anzi forse proprio uno dei più belli che abbiamo visto. Così perfetto, cioè per me è un film quasi perfetto. Passiamo adesso al prossimo, il penultimo, purtroppo, ovvero Man. Allora, Man parla di questa donna, Arthur, che dopo aver subito un trauma abbastanza pesante, decide di stare per 2 settimane in una campagna in inglese, dove ha acquistato un B&B, appunto vuole provare un po' a rilassarsi, lavorare e non pensare allo stress. Nel mezzo, in realtà, scoprirà che questo luogo è in realtà un inferno vivente. Da lì in poi succederà quello che accadrà. Ma è un po' difficile parlare di Man perché in realtà è un film che, come un po' tutto il resto di Garland, non lascia in realtà molte risposte. Anzi, quello che mi piace molto a me di Garland è che non è che va proprio a specificare il punto, cioè lui parte da un discorso, da un elemento, da cui poi fa un discorso generale che è molto potente. Appunto, su Ex Machina si parlava di come la macchina si insiederà sempre di più nell'umanità, in annientamento si parlava di come si distrugge l'ambiente, di come appunto come noi in un certo senso andiamo comunque a distruggere l'ambiente dato quando vediamo qualcosa di diverso. Invece in Men di cosa si parla? Cos'è?
molto strana, se voi leggete, se leggendo questa trama, si parla di misoginia, sessismo, è un film molto femminista in realtà, perché partendo da questo elemento, lui poi basa un film horror che dal primo all'ultimo momento ti inquieta, ti fa paura, perché giocando molto con l'inquadratura, utilizzando anche questi colori che in realtà non sono molto asettici, gioca molto in realtà su questa vasta campagna, che per realtà per molti sarebbe un paradiso vivente vivere in questo modo, ma in realtà in questa solitudine, in questo mondo tanto isolato, si crea l'orrore, il terrore che vivrà appunto la nostra protagonista. Tra l'altro, molto interessante la scelta di fare a Rory Kinnear, bellissimo, veramente, i volti di tutti gli uomini di questo film, appunto, tutti gli uomini di questo film, a parte il fidanzato di Harper, che poi vabbè, ritornerà più avanti nella trama, hanno tutti il volto di questo James, se non sbaglio, di Jeffrey, scusate, ma la protagonista non se ne accorge, appunto, quasi come se non gli fregasse. E appunto, dal primo all'ultimo minuto è un crescendo di tensione, terrore. Garland gioca un sacco anche sull'home invasion. È uno degli horror più inquietanti, più disturbanti. In generale, è uno di quelli che ti pone veramente tante, tantissime domande. È l'ultima sequenza finale, quasi fatta in piano sequenza, è una delle più inquietanti, belle, veramente belle. A livello estetico, anche fotografia, e anche i due attori come lavorino su questa sequenza infernale, interminabile, per quanto faccia paura, per quanto si destabilizzi. L'ultima inquadratura finale dell'amica di lei incinta, non lo so, è potentissimo. È un film potentissimo con tutto Garland. Uno dei film più odiati in realtà di Garland, anzi in generale il più odiato, dato perché non si capisce un cazzo, in generale è lento. Io sinceramente non ho notato alcuna lentezza, anzi cioè, dura 1 ora e 40, ma mi sono scorso via molto facilmente. Appunto, gioca molto sull'atmosfera, sul terrore, anche delle piccole cose, giocano tanto anche con i fuoricampo oppure le sfocature dello sfondo. Bello, bellissimo. Sistemarmi. Comunque, questo era tutto lo dire circa su Manhunt, un film potentissimo che dovreste tutti recuperare. Passiamo invece all'ultimo, purtroppo, Civil War, uscito il 18 aprile in Italia al cinema. Questo è purtroppo l'ultimo film di Alex Garland. Appunto, in una recente intervista ha detto di essersi disinnamorato della regia, principalmente perché trova molto più soddisfacente nemmeno logorante scrivere i film piuttosto che dirigerli. Appunto, ha definito che sta diventando purtroppo stressante lavorare anche alla regia, e in generale lo posso anche capire, comunque è un lavoro piuttosto stressante, oberante in certo senso. Un po' mi dispiace, perché ovviamente Civil War, insieme a Nientemente, uno dei film migliori che abbiamo mai fatto Garland. In generale, Civil War è uno dei film più belli del 2024, appunto ambientato in questo futuro non molto lontano. L'America è totalmente dilaniata una guerra civile in cui praticamente gli stati della California e del Texas si sono uniti per niente contro Washington DC per distruggere, per uccidere principalmente questo presidente al suo terzo mandato, interpretato da un favoloso Nick Offerman, che compare per 2 minuti in tutto il film, però è un personaggio quello memorabile. Seguiamo le vicende di questi quattro giornalisti, appunto interpretati da Stendhal, Wagner Moura, Kelly Spaney e Stephen McLean Anderson. Appunto, di Stendhal, beh, conoscete Wagner Moura, se non lo conoscete, era Pablo Escobar in Narcos per Netflix. Kelly Spaney l'abbiamo vista recentemente per Priscilla, Siete sconosciuti al Royale e così via. Stephen McLean Anderson lo conoscete soprattutto per il personaggio appunto di Dune. Allora, Civil War è uno dei film più angoscianti, viscerali, in generale è uno dei film più potenti a livello di messaggio che Garland abbia mai realizzato. Un realistico fino al midollo, crudele, sporco, un'epopea attraverso quello che resta l'America, lasciando all'immaginazione quello che sia potuto accadere allo spettatore, perché appunto la cosa bella di Civil War è che non ti dice nulla, non ti dice come è iniziato il conflitto, ma dicendo così, Garland ha la possibilità di poter parlare già in tutte le guerre, che tutte le guerre sono uno schifo, non importa quale sia il motivo, ma è importante per vedere quanto la guerra sia senza senso. Cioè, in ogni singola scena, appunto, utilizzando l'escamotage anche del road movie on the road,
Garland riesce comunque a farci vedere questa America dilaniata di cui ormai si è perso tutto, si è persa la civiltà, anche dove sembra ci sia, si sia un punto di tranquillità, in realtà no, cioè in realtà ormai quella civiltà è totalmente sparita, ormai vive l'anarchia. Appunto, quello che punta molto Civil War è farti vedere quanto la guerra può distruggere l'umanità e far vedere quanto cosa è capace di fare pur di sopravvivere. E in tutto questo ci sono questi reporter che vogliono fare un'intervista al presidente e facendo l'intervista è una fotografia, come dice il personaggio di Kirsten Dunst. Appunto in questo scatto decisivo, questo scatto che è fondamentale per descrivere tutto quello che sta accadendo in questa guerra civile, che ormai è alla sua fine. È quello che ci divide da questo inferno tra noi spettatori e i personaggi del film. Tecnicamente bellissimo, potentissimo, una fotografia magistrale, poi quando punta molto sui colori scuri e poi in contrasto con quelli forti, poi il rosso, tipo la scena di loro che attraversano una foresta che sta bruciando, potentissima in generale. La ricostruzione anche di tutto questo, tutte queste vari stati che loro attraversano, distrutti ormai veramente allo sfascio. Interpretazioni potentissime, tra cui soprattutto Kelly Spaney, che dopo Priscilla dimostra ancora una volta di essere una grandissima attrice che riesce a competere anche con Kirsten Dunst, anzi, creano una coppia molto bella, molto vera allo schermo. Ragazzi, l'ultima scena finale mi ha lasciato a bocca aperta perché è uno dei finali più crudi, ma veri. Perché purtroppo Civil War è molto più realistico di quello che molti non vorrebbero credere. In generale, è questo che funziona in Civil War. Senza spiegarti cosa succede, Garland ha la possibilità di fare un discorso su tutte le guerre, su quanto la guerra sia uno schifo. E quindi io non capace, questo sarà purtroppo l'ultimo film di Garland, ma comunque questo sarà veramente il suo ultimo film da regista e non tornerà mai più. Un cagno fatto del cigno bellissimo che secondo me rimarrà e resterà, perché un film come Civil War non penso che ci sarà ormai un film sui film di guerra, non penso ci sarà più un prima e dopo Civil War, perché comunque è un film molto divisivo, infatti c'è una bella divisione tra quelli che lo amano e quelli che lo odiano. Comunque un film che anche spende i suoi tempi, molti lo criticano perché dicono che non c'è una storia, che non prende una parte politica, non è vero, col cazzo, perché ti descrive quanto facciano schifo i soldati del governo, quindi vabbè, non è per nulla centrista. Basta, no, basta, perché l'unica cosa che devo dirvi è che dovete andare a vederlo, dovete andare a vederlo, perché Civil War è un'esperienza che vi distruggerà tra pezzi, ma è fondamentale, è un film che tutti dovrebbero guardare dall'inizio alla fine, una delle visioni più angoscianti, belle di questo 2024, anzi forse il miglior film del 2024, qua la tiro fuori, quindi niente, questo era Turo 10, Civil War. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qua. Mi spiace se la monografia sarà un po' così così, ma la prima volta ancora non so bene come fare, anzi, volevo fare un punto video unico su Civil War, ma secondo me ci serve bisogno di un'altra visione per poter tirare meglio questo film monumentale. Veramente, basta, basta veramente. Io sono Cliff, noi ci vediamo prossimamente in un prossimo video, prossime recensioni, collaborazioni, cazzi e mazzi.